La vita è quello che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti, cantava John Lennon in Beautiful Boy, e Liverpool, a guardarla, sembra proprio sintetizzare il verso celebre del più amato dei Beatles, tanto più se la si osserva nel giorno in cui il Regno Unito esce dall'Unione Europea. Fino a qualche tempo fa, infatti, la città non sembrava offrire granché di meglio oltre a questo legame con la band più iconica di sempre. Negli ultimi 10 anni, però, qualcosa è cambiato dal 2008, quando la città, sulle rive del fiume Mersey, diventa capitale europea della cultura. La folla di visitatori, che vi si riversa ogni anno, circa 4 milioni, subito nota come la leggenda abbia fatto spazio al futuro, alla sperimentazione, alla cultura, all'arte e al nuovo passo industriale che si avverte. L'ex zona industriale, la Baltic Triangle, è ora sede alternativa dove start-up, spazi artistici all'avanguardia si incontrano. Una delle realtà imprenditoriali che fa fede a questo vento di rinascita è la Poto Studios, fondata da Charlie Tate e sua moglie. In futuro cercheremo ancora di crescere, ma stiamo affrontando molte più sfide di quante avremmo pensato, quindi tutti cercano di ottenere tutto ciò che possono andando avanti, ma l'ambiente in cui ci troviamo ora è molto più ostico di prima. Abbiamo un altro anno di incertezza, passeremo attraverso la stessa sequenza di eventi che probabilmente abbiamo vissuto nell'ultimo anno. Nuovi accordi, nuove frontiere, vedremo come i consumatori si comporteranno. Se ci spostiamo altrove, alla periferia della City, invece a Londra, le cose sembrano vedersi in altro modo, come per la Brompton Bicycle, che ha aperto soltanto nel 2016. Non cambierà nulla, non è stata così dura. Abbiamo raddoppiato il volume dei nostri affari negli ultimi 3 anni, perché non li abbiamo passati indugiando sulla questione Brexit come un mantra. Ci siamo dedicati ai nostri clienti e abbiamo focalizzato la nostra produzione su prodotti ad hoc come le biciclette elettriche, portando nuovi clienti, aprendo nuovi punti commerciali nel mondo, facendo cose accattivanti insieme ai nostri collaboratori. Questo è ciò che conta. Non che la Brexit sia irrilevante, lo è, ma dobbiamo aspettare, vedere come si svilupperà, quali saranno i dazi che subiremo. Fino ad allora non perderemo del tempo a preoccuparci su cosa accadrà o non accadrà. La scommessa imprenditoriale nel giorno dell'addio ai 27 passa insomma attraverso timori e speranze.